Messaggio del 1 agosto 2021. Figli miei, io sono l'Immacolata Concezione. Io sono colei che ha partorito il Verbo. Io sono madre di Gesù e madre vostra. Sono scesa con grandissima potenza insieme a mio figlio Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La Santissima Trinità è in mezzo a voi. Vi sto donando il mio profumo. Amo tanto sentirvi pregare, il mio cuore si rallegra quando vi vedo pregare con tutto il cuore. Pochi lo fanno in questo mondo, si pensa a ben altro. Figli miei, se volete la pace, se volete l'amore, dovete pregare, avere fede. Non vi è amore, non vi è pace senza la fede e la preghiera. Ancora girate a vuoto, il male vi tiene in pugno, attraverso i potenti di questo mondo che lui sta manipolando in questa epoca, dove quello che sta accadendo era già programmato. Dio Padre Onnipotente lo sta permettendo, affinché il suo popolo nella sofferenza chieda aiuto a lui e torna nella grazia, quella che vi ha donato mio figlio Gesù, quella che oggi è disprezzata dal mondo. Il mondo sta vivendo quello che hanno vissuto Sodoma e Gomorra. La perversione ha preso il sopravvento. Non seguite la moda, non seguite la libertà terrena, perché vi rende schiavi nell'anima. I potenti cadranno, anche questo è stabilito da Dio Padre Onnipotente. Il mondo sarà sempre più confuso. Non aspettatevi che tutto finisca, perché è solo l'inizio dei dolori. Presto l'Inghilterra perderà il suo potere. Vedrete, figli miei, Dio farà riconoscere la sua onnipotenza nel mondo e lo spavento vi aiuterà a ritornare a Dio, perché il mondo ha perso il suo timore. Non piangete per quelli che muoiono innocentemente. Coloro che muoiono nell'innocenza raggiungono il paradiso. Piangete e pregate per coloro che muoiono nel peccato. La malvagità è molta e le preghiere sono poche. Svegliatevi, figli miei, è il male che vi fa perdere il tempo. Io vi amo e sono con voi in ogni momento. Stringete la corona tra le mani e recitate il Santo Rosario ogni giorno. Gli arcangeli vi proteggeranno. Figli miei, il mio amore per voi è così grande. Voglio rendervi responsabili tutti. Parlate ovunque e con chiunque dei miei messaggi, anche se per molti siete ridicoli. Presto sarete il loro punto di riferimento. Vi amo. Sto passando vicino ad ognuno di voi. Chiudete gli occhi. Il mio manto vi sta sfiorando tutti e molti avvertite forti brividi. La croce è il vostro sostegno. Portatela con fede e con vanto. Adesso io vi devo lasciare. Vi do un bacio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Shalom. Pace, figli miei.